Il problema è che il curriculum, dal mio punto di vista, equivale alla carta igienica per pulirti il culo. Lo so, potresti incazzarti, potresti prendertela, potrei ricevere una badilata di insulti qui sotto, però è la realtà, perché purtroppo, anche se tu vai a guardare oggi quelle che sono le statistiche di come le persone vengono assunte all'interno di determinate aziende, al primo posto ci sono le referenze. Che cosa vuol dire? Vuol dire che soprattutto in Italia le persone vengono assunte perché sono state consigliate da altri. È brutto da dire. Lo so, anche se mandi curriculum o curricula, insomma, senza che, non so, il latino l'ho mai studiato, nella maggior parte dei casi nessuno ti risponde, perché il motivo è questo, è che non vengono letti, vengono usati per essere tritati ed essere buttati nel cestino, proprio come vengono buttate le gomme da masticare, nella stessa identica maniera. Ora, che cosa quindi dovresti fare per poter essere assunto, per poter prendere magari un lavoro che vorresti fare? Devi prima di ogni cosa cercare di andare a bussare alle porte. La cosa migliore da fare oggi per poter prendere un posto di lavoro è dimostrare in anticipo quello che è il tuo valore, il valore che puoi portare all'interno dell'azienda che vuoi ovviamente aiutare. Questo ovviamente è un paradigma completamente diverso, perché si pensa ancora, purtroppo la maggior parte dei giovani che cosa pensa? Che una volta che si è laureato crea il proprio curriculum, lo manda a determinate aziende e quindi a un certo punto gli risponderanno. Magari qualcuna gli risponde anche, ma ha delle paghe veramente ridicole, cioè io ho visto persone essere assunte di 6 mesi in prova con 600 euro, 500 euro al mese. Che io ho un contratto di 24 ore e ne faccio sempre 40, quindi fanno costruzione, dormenti, tremano. E poi tendono a lasciare tanto caro. Stipendi veramente ridicoli, che dal mio punto di vista non si devono neanche chiamare stipendi, per il rispetto di chi magari uno stipendio reale ce l'ha. Cioè, questa gente viene assunta a 500-600 euro al mese e viene presa per il culo di 6 mesi in 6 mesi con la speranza, con l'illusione che un giorno verrà poi assunta dopo questi 6 mesi di prova. In realtà si ritrovano dopo 4-5 anni ad essere stati solamente assunti in prova. Questa è la realtà in cui viviamo oggi. Ma perché accade questo? Perché giustamente ci si prende per il culo. Quindi se il giovane per primo si autoprende per il culo sul proprio futuro, su quello che può fare, è ovvio che l'azienda di turno ci gioca su questa cosa qua. Differente è invece quando tu bussi a più porte possibili, cerchi di capire che tipo di lavoro, che tipo di supporto, che tipo di aiuto o valore puoi dare all'impresa magari in questione e chiedere di poter iniziare a lavorare in maniera totalmente gratuita. Saranno le tue azioni a produrre poi i risultati dell'azienda e saranno quelli i migliori curriculum che tu possa mandare in giro. Oggi le imprese assumono chi è in grado di produrre risultati per l'azienda, chi è in grado di portare valore. E allora comincia a domandarti in che modo tu, se vuoi trovare lavoro per un'azienda, in che modo tu puoi portare valore. Mettiamo caso che tu sappia in qualche modo magari montare un po' di video. Ok, ipotizziamo questa cosa qua. E lì fuori ci siano varie aziende che sono disposte anche a prendere persone che sappiano montare dei video. Perché? Perché magari stanno creando contenuto. Prendi ad esempio la mia realtà. All'interno della nostra azienda, all'interno del nostro brand, magari abbiamo bisogno di videomaker, ok? Che aiutino il nostro videomaker director, ok? Il direttore principale di tutta la parte di videomaking, che è Gabriele De Paoli. Ecco, ipotizziamo che tu sappia girare dei video. Che cosa dovresti fare per provare a essere preso all'interno della nostra realtà? La prima cosa, e la cosa più intelligente anzi da fare, sarebbe quella di contattarci e dire: ok, io so fare questo, posso per favore produrvi dei video e vi faccio vedere come so lavorare e poi mi dite se la cosa vi piace o meno. E allora, nel momento in cui arriva una richiesta del genere, la prima cosa che io faccio è parlare con Gabri, parlare con Gabbo, parlare con Pierre, con i nostri soci e dire: ragazzi, ci serve un'altra persona che aiuti Gabri a produrre dei video,
testiamo questo qua. Se questo qua è in grado di veramente produrre del valore in maniera veloce, in maniera rapida, in maniera puntuale, avrà sicuramente un'altissima chance di essere preso all'interno del nostro organico. E allora dimmi, che cosa puoi fare tu in merito a questo per far sì che tu possa essere preso da qualche azienda o possa essere assunto magari da qualche impresa? Questa è la cosa principale che ti devi chiedere, e funziona con ogni singola abilità. Il problema è: sei in possesso delle abilità che oggi le aziende ricercano oppure no? Se sei in possesso, inizia subito. Se non sei in possesso, io ti consiglio di andare qui in basso, iscriverti al mio webinar gratuito e iniziare quella che è magari la formazione che potrebbe consentirti di trovare un bel lavoro o magari addirittura di creartelo da solo e toglierti un sacco di soddisfazioni. Adesso andiamo.